Un saluto a tutti, proseguiamo con il sesto video, video numero 6 riguardante la teoria sui limiti di funzioni. Andiamo a enunciare un teorema e lo andiamo a dimostrare, il teorema riguardante le funzioni monotone. Quindi con l'ipotesi che f sia una funzione monotona, poi vedremo crescente o non decrescente oppure decrescente o non crescente. Dunque consideriamo, questo non è altro che il teorema che corrisponde al teorema di cui abbiamo parlato nel capitolo riguardante le successioni numeriche, che riguarda appunto la monotonia, cosiddetto teorema di regolarità delle successioni monotone. E in questo caso, diciamo per essere precisi, il limite per x tende a meno infinito lo consideriamo come un limite a destra e quello per x tende a più infinito come un limite a sinistra. Detto questo, consideriamo due insiemi. Un insieme così definito è meno l'insieme degli x, tali che x appartiene ad e, ricordo che è l'insieme di definizione della nostra funzione f di x, con x in questo caso minore del nostro xi, no? Punto di accumulazione dell'insieme e. È un insieme e più costituito dall'x, tali che x appartiene ad e, con x maggiore di xi. Già vi dico che il nostro xi lo andremo a supporre pari, come al solito, a disco 0, no? Valore reale. Il teorema afferma che il teorema si divide in due parti. Se f di x è monotona in un intorno sinistro di xi, quindi lo indichiamo con i meno di xi, escluso al più xi, punto di accumulazione di e, allora esiste il limite per x che tende a xi da sinistra di f di x, che è pari a lambda maiuscolo o lambda minuscolo, quindi a un sup o un inf, sup di f, inf di f, tale che x appartiene evidentemente all'insieme e meno l'indicato, e anche qui lambda minuscolo, tale che x appartenga all'insieme e meno, a seconda che f, se f, in un caso qui è pari a sup se f naturalmente è risulta essere crescente, quindi non solo f si deve essere monotona, ma monotona crescente o anche naturalmente non decrescente, dove non c'è sostanzialmente la crescenza stretta. È pari all'inf di f, tale che x appartiene a de meno, se f è in questo caso decrescente o non crescente. Questo dice il teorema. Non solo. Il teorema, naturalmente, il teorema poi ci dice anche che se f è monotona in un intorno destro di xi, seconda parte, allora naturalmente escluso al più il punto xi, il punto di accumulazione di e, allora esiste definito il limite per x tende a xi da destra di f di x, che è pari a, in questo caso, lambda maiuscolo se f è decrescente o non crescente, è il contrario di prima evidentemente, decrescente o no crescente, è pari a inf lambda minuscolo se f è crescente o non decrescente. Noi naturalmente dimostreremo il caso del sup del lambda maiuscolo nel caso dell'intorno sinistro, nel caso del lambda minuscolo inf dell'intorno destro. Non è che li dimostriamo tutti e quattro, ne dimostriamo uno per ognuno. E chiaramente faremo anche vedere i casi in cui valgono rispettivamente anche più o meno infinito i due estremi superiore e inferiore, perché evidentemente può esserci anche quello il caso. A questo punto andiamo a enunciare per bene il teorema, quello che dice, e poi naturalmente nei suoi vari casi lo andiamo a dimostrare. Andiamo a enunciare il teorema. Il teorema afferma che se f di x è monotona nell'insieme e meno che abbiamo definito precedentemente, allora ammette il limite per x che tende a xi da sinistra coincidente con l'estremo superiore oppure inferiore dei valori assunti dalla funzione f in e meno. Se f è ivi crescente o non decrescente nel caso dell'estremo superiore, oppure se f è ivi decrescente o non crescente nel caso dell'estremo inferiore. Seconda parte, se f di x è monotona nell'insieme e più che abbiamo precedentemente definito, allora ammette limite per x che tende a xi più xi da destra, che coincide con l'estremo inferiore oppure estremo superiore della funzione f nell'insieme più, se f è ivi crescente o non decrescente, oppure se f nel caso dell'estremo superiore è ivi decrescente o non crescente. Lo andiamo a dimostrare.
Allora, andiamo per ordine. Teorema di Division 2, dimostrazione Division 2. Ipotesi. Allora, l'ipotesi è che F, naturalmente noi faremo ipotesi che F è monotona, in questo caso crescente, no? Monotona crescente, un intorno sinistro. Un'altra ipotesi è che, l'ho già detto, il nostro xi lo poniamo pari a x con 0, per semplicità di trattazione, di scrittura. Come ne avete visto nei libri, si parla di x con 0, ma noi che abbiamo fatto quel discorso del valore uniformato xi che appartiene al sistema dei reali ampliati, lo supponiamo x con 0 pari a un valore reale, lo supponiamo xi, chiedo scusa, pari a un valore reale, naturalmente analoghe dimostrazioni si avranno se xi vale più o meno infinito. Quindi xi lo poniamo pari a x con 0, f è monotono in un intorno sinistro, i meno di x con 0, no? Escluso al più il punto x con 0, e naturalmente consideriamo l'insieme e meno, lo scriviamo x tale che x appartiene ad E con x minore di x con 0, eccolo là, x minore di x con 0. La tesi deve risultare che limite per x che tende x con 0 da sinistra coincide, è pari a, naturalmente della funzione, è pari a, nell'ipotesi che f sia monotona crescente o non decrescente, non l'ho scritto ma è evidente, è pari a lambda maiuscolo sup, perché poi la prima parte del teorema ci dice f è monotona decrescente o non crescente, limite per x che tende x con 0 da sinistra di f di x è pari a lambda minuscolo inf di f, ma noi facciamo naturalmente il caso in cui il limite, la tesi è il limite per x che tende x con 0 da sinistra di f di x pari al sup di f, visto che abbiamo supposto che f è monotona crescente in un intorno sinistro di x con 0, escluso più x con 0, punto di accumulazione di e. Dobbiamo fare due casi però, perché L è finito e poi il caso in cui lambda maiuscolo sia pari, in questo caso, a più infinito, no? Cioè il caso in cui in pratica il nostro il caso in cui la funzione f non è limitata superiormente, e quindi lo dobbiamo fare. Cominciamo col caso in cui lambda maiuscolo, il sup, sia un numero finito. Allora, andiamo a cancellare questo, così ci sta spazio. Allora, nel caso in cui il nostro estremo superiore sia finito, significa che, lo indichiamo quindi con L, supponiamo, quindi L in questo caso è un maggiorante. L è maggiorante, no? Se il nostro sup, il nostro valore è valore finito, L è maggiorante, cioè significa che per ogni x, comunque preso x minore di x con 0, risulterà evidentemente che f di x è minore o uguale di L, no? Definizione di estremo superiore quando è maggiorante finito. Ora, comunque si fissi un epsilon positivo, sia ora epsilon un numero positivo, arbitrario, piccolo a piacere, per definizione di estremo superiore sappiamo che il valore L meno epsilon non è, evidentemente non è, e lo dico non è, lo sappiamo, non è un maggiorante, e quindi esisterà un valore, lo indichiamo come esisterà un valore xi primo appartenente al nostro insieme che ho cancellato e meno, esisterà questo valore di ascissa x primo, questo numero, questo valore x primo appartenente all'insieme e meno, dove naturalmente x primo è minore di x con 0, tale che la f calcolata in questo valore x' è maggiore di L meno epsilon. Ora, per ipotesi f è una funzione monotona crescente o non decrescente, e significa che comunque preso x minore di x' risulta che in questo caso la f di x anche, no? Sarà in questo caso maggiore o uguale di f di x'. E allora, per questo motivo, anche per, comunque preso x, cioè per ogni x compreso nell'intervallo x primo, questo intervallo qui, x primo, x con 0, no? Anche per tutti gli x che appartengono interni all'intervallo aperto e limitato x primo, x con 0, si avrà pure che
Comunque preso epsilon per ogni epsilon positivo piccolo abitato per cielo esisterà un x primo, esisterà, lo scriviamo meglio, per ogni epsilon esisterà un x primo naturalmente appartenente sempre all'insieme e meno precedentemente definito con x primo minore di x con 0, è tale che in questo caso non f di x primo sia maggiore di l meno epsilon, ma visto che f di x è maggiore o uguale di f di x primo, anche f di x sia maggiore di l meno epsilon. Eccolo qua. Ma a questo punto, per quanto scritto e detto, abbiamo che f di x allora lo possiamo scrivere così. Abbiamo sfruttato le definizioni di sup dell'estremo superiore e il fatto che f sia monotona crescente o non decrescente. Quindi, dimostrato che f di x, visto che f di x primo è maggiore di l meno epsilon e quindi per ipotesi di f che è monotona crescente o non decrescente anche f di x è maggiore di l meno epsilon, avremo allora che f di x è sicuramente, l'ho detto, maggiore a quello che ci interessa di l meno epsilon, ma chiaramente minore o uguale di L, l'abbiamo detto, a sua volta minore di L più Epsilon. Ma allora, guardando questa catena, avremo anche che chiaramente F di X allora è compresa tra L meno Epsilon ed L più Epsilon. Ma allora, questa è proprio, ci dice proprio la definizione di limite, che vale allora limite, in effetti allora va bene, è provato che il limite per x che tende a scon 0 da sinistra di f di x è pari ad L, dove L è il nostro sup di f, caso di sup finito, ma è provato. Proviamo anche il caso di sup infinito, perché può accadere assolutamente, no? Sup è più infinito, naturalmente qual è il caso? Beh, il caso di sup uguale a più infinito potrà accadere solamente se consideriamo in pratica un intervallo di questo tipo, un intervallo AB, no? E in pratica x con 0 appartiene all'intervallo AB così indicato, no? In tal caso x con 0 coincide proprio con l'estremo destro B, in quanto se fosse x con 0, vedete, minore di B, allora avremmo che f di x è sicuramente minore di f di x con 0, comunque preso x naturalmente per definizione di monotonia, no? Per l'ipotesi che f è crescente, f di x minore di f di x con 0, comunque preso x minore di x con 0, e quindi anche f di x con 0 maggiore o uguale di L. Quindi in pratica nel caso in cui l'estremo superiore è più infinito, significa che f in pratica non è limitata superiormente, ma bensì è illimitata chiaramente superiormente se lambda maiuscolo, se il sup è pari a più infinito. Che significa che per ogni m, comunque preso m, costante positiva, esisterà il solito punto x', sempre evidentemente minore del valore del punto di accumulazione x con 0, tale che in questo caso f di x' è chiaramente maggiore della nostra costante m positiva. Ora, nell'ipotesi che f è, come al solito, f, l'ipotesi è sempre la stessa, f è monotona crescente o non decrescente, in questo caso avremo che non solo f di x' è maggiore di m, ma anche f di x, come abbiamo visto prima, sarà maggiore di questo m, naturalmente per ogni x compreso appartenente, x compreso nell'intervallo, chiaramente x', x con 0, no? Come prima. E quindi, in sostanza, è provato che se f di x è maggiore di m, nel caso di una funzione illimitata superiormente, è provato che il limite per x che tende ad x con 0 da sinistra di f di x, in effetti è pari a lambda maiuscolo, pari a più infinito. Sostanzialmente, analogamente, si dimostra il caso che se f è monotona, decrescente o non decrescente, in questo caso il limite per x con 0 da sinistra di f di x, con x con 0 appartenente chiaramente ad e meno, è pari a lambda minuscolo
finito estremo inferiore, oppure lambda minuscolo pari a meno infinito nel caso che f non sia illimitata, in quel caso inferiormente, non sia limitata inferiormente, cioè e in quel caso invece illimitata inferiormente. Non lo facciamo. Andiamo a questo punto a dimostrare la seconda parte del teorema. La seconda parte del teorema dice, allora, possiamo considerare l'ipotesi di f monotona crescente o non decrescente, o f monotona decrescente o non crescente. Noi continuiamo a considerare l'ipotesi che f sia monotona crescente o non decrescente. Dobbiamo dimostrare in questo caso che la tesi è il limite, questa volta consideriamo l'insieme e più, naturalmente sempre ponendo xi pari a x con 0, valore finito. Dobbiamo dimostrare che il limite per x che tende ad x con 0 da destra, questa volta di f di x, è pari a lambda minuscolo, che può essere in un caso L finito, quindi L appartenente reali, oppure pari a meno infinito, come abbiamo fatto prima per il sup. Allora, cominciamo col supporre che il nostro lambda minuscolo estremo inferiore sia un valore finito, no? E anche in questo caso andiamo a affermare come se L è un valore finito, L in questo caso, come prima L era un maggiorante, in questo caso essendo L pari a lambda minuscolo, L è sicuramente un minorante, e quindi vuol dire che per x, per ogni x maggiore questa volta di x con 0, risulta che f di x è maggiore o uguale di L, no? Definizione di estremo, una delle proprietà dell'estremo inferiore, f di x maggiore o uguale di L. Ora, sia ora un epsilon, introduciamo ora per ogni epsilon positivo, piccolo, arbitrario, a piacere, naturalmente per definizione di per un'altra proprietà riguardante l'estremo inferiore, abbiamo che evidentemente la quantità L più epsilon non è un minorante, e quindi diciamo che pertanto esisterà il solito x primo, se riesco a scriverlo come prima, no? Il contrario di prima, esisterà un x primo evidentemente in questo caso appartenente all'insieme e più, naturalmente con x primo questa volta, prima era maggiore, questa volta prima era minore, questa volta è maggiore di x con 0, tale che la f di x primo in questo caso è minore di L più epsilon, ma anche la f di x vedremo è minore di L più epsilon, no? Vediamo perché. F per ipotesi è monotona crescente o non decrescente, e che significa? Per ogni x compreso, comunque preso x compreso nell'intervallo, questa volta è, prima era x primo x con 0, questa volta è x con 0 x primo, anche evidentemente non solo f di x primo è minore di epsilon, anche f di x in questo caso è che è minore o uguale di f di x primo, visto che f è monotona crescente o non decrescente, è a sua volta minore di L più epsilon, e pertanto significa che per ogni epsilon positivo esisterà un x primo maggiore di x con 0, tale che per ogni x compreso nell'intervallo, eccolo qui, x con 0 x primo, risulterà che definitivamente si avrà che L meno epsilon in questo caso è minore di L, minore o uguale, ricordo che f di x è maggiore o uguale di L, eccolo qua, a sua volta maggiore di L meno epsilon, e naturalmente da qui abbiamo visto che se f di x è minore o uguale di f di x primo, che a sua volta è minore di L più epsilon, anche f di x sarà minore di L più epsilon, dato che questa relazione vale per ogni x appartenente all'intervallo x con 0 x primo, e quindi questa catena si può scrivere anche così, e abbiamo, vedete, trovato che f di x, essendo compresa fra L meno epsilon e L più epsilon, abbiamo dimostrato che vale limite per x che tende a x con 0 da destra di f di x uguale a lambda minuscolo uguale a L reale. Naturalmente dobbiamo adesso vedere il caso di lambda pari a
meno infinito, chiaramente, no? Nel caso in cui f non sia limitata inferiormente, ma bensì sia illimitata inferiormente. Quindi caso di lambda pari a meno infinito. In questo caso il discorso è ancora più semplice, è sempre lo stesso, no? Se f non è limitata inferiormente, quindi è illimitata inferiormente, no? Significa che esisterà comunque, preso una costante m positiva come quella di prima, esiste un valore, no? X primo appartenente all'insieme e più, naturalmente con sempre come prima x primo maggiore di x con 0, tale che in questo caso risulta che f di x primo è minore di m. Ma in questo caso, per l'ipotesi di f che è monotona crescente o non decrescente, risulterà che f di x, comunque preso x, in questo caso minore di x primo, f di x è minore o uguale di f di x primo. Ma allora, siccome f di x primo è minore di m, per ogni x appartenente all'intervallo, come al solito, no? X con 0, x primo, eccolo qua, vedete che se f di x è minore o uguale di f di x primo, che è minore di m, abbiamo trovato che f di x in sostanza è minore di m. Ma se f di x è minore di m, questa essenzialmente è la tesi, ovvero ci porta a dire che per un x compreso nell'intervallo x con 0 x primo sia la tesi, ovvero limite per x che tende a x con 0 da destra di f di x è uguale a lambda minuscolo, che è proprio pari a meno infinito, quello che volevamo dimostrare. Analoga dimostrazione sia nel caso in cui, in questo caso, f è monotona decrescente o non crescente, e in quel caso abbiamo che il limite per x tende a x con 0 da destra di f di x è pari a lambda maiuscolo, il nostro è sup, che può essere finito o pari a più infinito nel caso che f non sia limitata superiormente, ma bensì illimitata superiormente. E allo stesso si perviene qualora noi abbiamo ipotizzato x con 0, il valore a cui tende la x, punto di accumulazione di e, finito. Si può dimostrare ugualmente il teorema nel caso in cui xi, punto di accumulazione di e, sia pari a più o meno infinito. Questo è il teorema di regolarità delle funzioni monotone, che essenzialmente coincide con quello riguardante le successioni monotone che abbiamo trasportato nel campo delle funzioni. Prossimo video parleremo ancora di limiti di funzioni. Alla prossima, ciao!